Buongiorno family e benvenuti in questo nuovo vlog, il primissimo video del 2024 e colgo l'occasione ancora una volta per farvi tanti auguri di un buon anno. Noi siamo in impresa, nel senso che a mio marito l'influenza ci ha lasciato un pochino di tosse. Io ho raffreddore, ma in cambio ho tutto il naso screpolato, per cui siamo in impresa. Prima che me lo dite voi, sì, ho già inviato il messaggio all'estetista per sopracciglio perfetto. Sono le 9:40. Io ce l'ho inviato che erano le 8, per cui sono 1:40 che io ho inviato il messaggio, ma non ho avuto ancora nessuna risposta da lei. 1:40 che io ci ho inviato alle 8 il messaggio. Ce lo dovevo mettere molto prima, però mio marito è stato male dal giorno di Natale fino al 27 con la febbre. Il 27 e il 28 io la schiena in fiamme, mi faceva male, per cui che volevi chiamare? Il 29 siamo andati a fare la spesa appunto per Capodanno. Che volevi chiamare? Ho detto vabbè, lascia stare, dopo Capodanno sto meglio e la chiamo. Ecco qua. Per cui incrociamo le dita che mi spunta presto e vado a fare quest'altro servizio. Io sono già in carica, in moto a pulire casa. Ho pulito già la camerata letto e il bagno. Devo lavare per terra e poi sistemarmi la cucina. Ieri ho già eliminato tutto del Natale, ho già tolto tutto, infatti qua ho lo stentino con il tappeto natalizio della cucina che ieri ho lavato, ma sta lì, si termina di asciugarsi e lo metto nel scatolone e lo porto in cantina e ci vediamo Natale 2024, se Dio vuole. Comunque, io adesso parto, accurando sempre che l'estetista risponda, perché questa per rispondere ci vuole la mano di Dio, per cui spero che risponda. Io adesso continuo a fare le mie pulizie e ci aggiorniamo. A dopo. Yes. Ce la possiamo fare. Anche se stiamo quasi tutti affrettati, influenzati, ma noi donne nemmeno l'influenza ci ferma. Yes. Eccoci family, tornate a casa, sono le 17:50. Se vi state chiedendo, dell'estetista la classe ancora non mi ha risposto. Ciao family! Io ho controllato, ci ho inviato il messaggio alle 7:50 stamattina, fino adesso non ho avuto nessuna risposta da lei. Non lo so come mai,
non l'ha neanche visualizzato il messaggio, non lo so cosa sia successo, ma ancora non ho avuto nessuna risposta. Siamo andati da Eurospin a prendere i biscotti per le mie figlie pelose, ho preso il cura lavatrice che lo devo fare assolutamente e ho preso l'anticaccare che mi è terminato e il pezzo di formaggio grana patano. Questo ho preso da Eurospin al sole 365. Ho preso le piattine schiacciate integrali per me e queste qua con l'olio extravergine per mio marito, la bocciola perché quella sarà la cena di stasera, patate. Ho preso due buste di lattuchino per tenerli in casa, è sempre comodo, non sai cosa fare, vai subito un po' di lattuchino. Fazzoletti che da un paio di giorni sono i nostri amici affezionati. Poi Scottex, acciuga tutto, superficie lucide e vetri, ma io lo uso con un semplice Scottex. Olio, possiamo perché se cade raga siamo imparati. Mio marito si è preso un pesto alla genovese, io ho preso la festa di tacchino e queste sottilette con il pepe, aspettate, queste qua non le ho mai viste, non le ho mai assaggiate, vedremo come sono. E mio marito si è preso il salame per la piattina, vabbè, l'ho messa là perché come vi ho detto quella è la cena. Per domani ho preso i fusi di pollo, questo qua che magari faccio con tue patate, tuoi piselli al forno oppure li faccio in pentola, mo mettiamo. Latte per me, latte per mio sposo, pasta, ci stava tutto un allestimento di cioccolata e noi non abbiamo mai visto questi Kit Kat con questo qua. Se ho letto bene dovrebbe essere caffè cocco, non lo so perché non riesco a capire come sia, non riesco a capire come sia questo qua. Poi ho preso le testine per lo spazzolino Oralby, queste qua che la sera che sono compatibili raga, che stanno 5 euro. Ho preso questa torta al Clear, il muro efficace mette la placca fino a 5 volte più efficace di un spazzolino manuale. Proveremo. E
e poi ho preso il sale fino, mi ha morticolosito lui, sale integrale marino, raccolto nelle saline, ti maccherita, ti savora, sole, mare e vento, fino superiore. Non lo so com'è, lo andrò a provare. Ora sistemo tutto e metto a cucinare in scatole piatine. Eccoci family, noi avevamo cenato, stavamo in pigiama belli comodamente, ho detto mo accendo la stufa per metterci comodamente a cartuccio, ma la stufa dopo anni di onorato servizio ci ha lasciato, ha fatto una brutta fiamma, ha detto togli, già la stavamo provando perché l'altra sera già dette i segni di squilibrio, sono dei pannelli, però ieri è andata bene, per cui non ci abbiamo proprio pensato quanto siamo usciti per fare la spesa. Comunque, fermiamoci, mettiamo la stufa, perché ragazzi, ieri siamo dovuti andare a fare un attimo ora il punto qua, meno male che il negozio sotto casa. Ieri è andata benissimo, per fortuna che l'ha fatto adesso che c'era lui, perché sennò domani toccava a me aprire il accente e a te aprire la stufa e portarmela a casa, perché le cose vicino e c'è da un attimo io, però meglio non ci voleva, perché a notte come diciamo qua, a notte e abbiamo preso questa qua nella DGG a 3,70 patate, c'avevi un'offerta, questa è pieghevole a notte, eccola qua come si fa, è una stufa pieghevole a notte. Non mi dite, ma tu hai il condizionatore, è un'altra cosa, perché raga, come ho sempre detto a mio marito, io sono nata con la stufa e morirò con la stufa, cioè significa che io non mi trovo con altre, sì, chiamiamo così, con altre fonti di calore. Abbiamo fatto le... Sto schiacciando le palline. Senti, fermo! Io non mi trovo con altri botti di calore. Ci abbiamo anche dei mossifoni, ma non li accendo perché raga, non fanno per me i dei mossifoni. Il condizionatore, io nel periodo estivo, ok, nel periodo estivo ci sta il condizionatore acceso, ma nel periodo infernale per me l'unica fonte di calore è la stufa. Fenomeno. Però volete capire la vita che è qua. Te lo guardo. Non così. Io sono nata con la stufa e muoio con la stufa, raga. Comunque, ora la apriamo e ve la mostro. 2 secondi. Eccola qua. Finalmente
l'abbiamo montata dopo un po' di tempo. L'abbiamo montata. Ora ci vado a mettere qui il contenitore dell'acqua, non mi viene mai il nome come si chiama. Lo andiamo a mettere davanti e abbiamo la stufa. Annotta! Abbiamo montato la stufetta. Ora ci vado a mettere il... umidificatore. Se mio marito non mi ha buttato il calcetto che stava vicino all'altra stufa, se non mettere ancora vicino all'altra stufa, no? Lo mettiamo qua e ci mettiamo un pochino sul divano perché ci abbiamo messo la pellessa. Scusate, di 30 minuti per montarla sta stufaella. La pellessa di 30 minuti. E abbiamo rimediato la stufa. Per montarla. Speriamo bene. Che poi dicono che è pieghevole, però... Ma non ci pensa proprio! Tanta comoda non la trovo per smontarla. È un macello. Giustamente partiamo pure dal presupposto che io non sono esperto, però... una cosa elementare, facciamo... Sì, ma botta viti, vita L, chi ha smonto giù? La passiamo così! L'energia è classe A. Wow! Riscalda fino a 4, a 42 metri quadri, comunque. Poi giù, come se la cintura. No, di più, comunque. Vedremo! E vi... e vi te l'ho accennata come va. Ma per il momento prima c'è tutto, va bene. Vedremo. Vedremo come andrà. Vi te l'ho accennata.